sulla linea gialla sono i treni che partono da questa stazione per Bari. Questo che prendiamo adesso è quello delle 8.09. Dovrebbe arrivare, anche dal sito, dagli orari di cartello, a Bari Centrale alle 8.35. Oggi ci rendiamo conto di a che ora arriva qui ad Adelphia e a che ora arriva a Bari. E ti renderai conto che medialmente porta quei 15 minuti di ritardo. C'è stato ad esempio un paio di mesi fa l'episodio che è arrivato puntuale, siamo arrivati in stazione centrale alle 9.05. La campanella è suonata alle 8.15, 6 minuti di ritardo rispetto a quando il treno avrebbe dovuto essere qui. Treni di seconda mano pagati a peso d'oro, investimenti da decine di milioni di euro per l'elettrificazione della rete. Ma i passeggeri delle ferrovie sud-est viaggiano ancora senza certezze, in carri bestiame, ma ridotti, sporchi e sempre in ritardo. Il sindaco di Adelphia recentemente ha scritto definendo la situazione intollerabile, ma nessuno interviene. Da una settimana la porta non funziona. Questo è il concetto, fare questo. No, assolutamente no. So, neanche voi avete l'autorizzazione di trattare i pendolari così, eh? Però giù l'autorizzazione. Stanno sì, facendo un servizio giusto. No, 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 loro sanno. Perché qua come fa schifo, come ritardo. Ma ragione, ragione. E falli fare allora. Falli lavorare loro. Ci hanno spenta la telecamera. A me chi sta seduto sugli uffici? Si alzano il culo e vengono a vedere che cosa succede. Non è così. E non è così, lo buttate all'aria. Noi viaggiamo ancora in me non lo deve dire. E non lo dico a lei, visto che lei sta facendo il suo dovere. Io sono lavoratore, io sono un lavoratore, a me non lo deve dire. Ai suoi responsabili. Non devo dire niente. Gli scambiatori non funzionano, votano il treno. Speriamo. Non facciamo i furbetti, ma cancella ciò che hai ripreso. Ma ora che fa? Sta qui con noi a controllare? No, me ne vado. È pieno. Oggi o in generale? No, in generale. In generale. Lei da Valenzano sa, si è fatto il segno di croce, che viaggio in piedi. Esatto. Lei ha mai trovato il posto a sedere quando sale? La mattina mai. Ancora salgono, eh? Sceglie del campo. Sceglie del campo. Come si viaggia qui dentro, signore? Male. Male? Male, malissimo. Ci hanno comprato i nuovi treni, hanno speso un sacco di soldi, hanno elettrificato la linea, 40 milioni di euro. Lo dobbiamo recuperare. I soldi vostri. Se timbro anche un minuto o due minuti di ritardo, non posso fermarmi per lo straordinario, quindi perdo dei soldi. E al mese quanti soldini la Ferrovie Sud-Est le toglie dal portafoglio? Circa 100 euro quando non posso fare lo straordinario, perché arrivo quasi sempre a 9.01-9.02 a beggiare. È tutto un disservizio. Quindi. Allora prende il pullman. No, il pullman è peggio ancora, perché il pullman parte nello stesso orario del treno e arriva praticamente un'ora dopo a Bari. Arriva un solo bus già stracolmo da Taranto, per cui si arriva comunque in ufficio. Io una mattina sono arrivata in ufficio alle 10. Abbiamo acquistato noi il classico chiavino, quello che serve per la lettura dei contatori. E abbiamo la possibilità di così arieggia un po' perché fa troppo caldo. Il vagone. Poi vi siete sostituiti a loro e sul gruppo di Facebook in tempo reale dite soppressioni, ritardi, è così? Sì, è vero. Ogni mattina succede questo e non sappiamo più cosa fare perché arriviamo sempre in ritardo a scuola. Sarà la nostra presenza, ma oggi solo 13 minuti di ritardo, solo si fa per dire. Cosa chiedono i passeggeri? I passeggeri, i viaggiatori delle Ferrovie del Sud-Est chiedono che l'azienda Ferrovie del Sud-Est ci dia immediata risposta, perché i treni arrivano regolarmente con 10, 15, 20 minuti di ritardo, le corse soppresse di cui nessuno alle stazioni sa nulla, perché gli ATR non sono mai utilizzati. Questo è il treno che da decenni prende la tratta via Conversano, sono treni che ormai hanno 50 anni, perché dobbiamo essere ancora costretti a vivere questo disagio, questo disservizio. C'è poi il capitolo delle stazioni. Torniamo proprio ad Adelphia per segnalare incuria, disservizi e degrado. Da circa un mese, questa è la biglietteria automatica, quella che sostituisce
quella tradizionale, quando è chiusa e non si può fare il biglietto. Quindi con il cartello anonimo si vorrebbe che qualcuno aprisse un bar. Pendolari e vandali sarebbero gli unici clienti. Da mesi l'invito resta lettera morta. È il caso, a netto delle promesse elettorali, che venga detto chiaramente quale sarà il futuro delle ferrovie sud-est, le più estese d'Europa. A fine 2010, quando in pompa magna si consegnò la stazione delle ferrovie sud-est ad Adelfia, l'ex assessore Mario Loizzo, assessore regionale dei trasporti, disse: la consegniamo con tutti i servizi attivati. Fine 2010, siamo ormai al 2015, gli ascensori non hanno mai funzionato. Il biglietto solo andata da Adelfia a Bari costa 1,40 euro, mica è gratis.